Era il 2047 e io ero stato assunto in questo nuovo e stranissimo lavoro. All'interno c'era un nido e quando lo aprii uscirono tantissimi ragni mutanti. Il lavoro consisteva nell'immettere all'interno un braccio meccanico ed estrarre dei campioni di sangue di ragno. Però ad un certo punto uno di questi campioni cadde a terra e io dovetti andare all'interno a recuperarlo. Ok ragazzi, siamo in questo nuovo lavoro in cui sono stato assunto. Ah? Chi è che mi sta parlando? Fine tutto. Congratulazioni alla tua nuova posizione alla fondazione EKRE. Il mio nome è Costantini, io sarò il tuo supervisore. Aprire il nido? Che nido? Quello è un nido, non hanno parlato di nessun nido quando mi sono. Quando ho firmato il contratto non hanno parlato di nessun nido. Che nido stanno parlando? Quello è un nido? Un nido di che cosa? Beh, comunque siamo nel 2047, gennaio, mercoledì 9 gennaio del 2047. Chissà che lavori si faranno nel 2047. Questi lavori qua, nei nidi di non so che cosa, nidi mutanti. Vabbè, noi ci hanno detto che dobbiamo aprire il nido di qualsiasi cosa sia questa. Non so cosa sia, ma noi dobbiamo aprire il nido di qualsiasi cosa sia questa roba. Quindi apriamo il nido. Vediamo cosa si trova sotto lì. Ok. Si sta aprendo. Oh no. Oh no. Io non ho firmato questo nel contratto. Io non ho firmato questo nel contratto. Ah? Ok, a quanto pare dobbiamo mettere questo braccio meccanico all'interno e prendere dall'interno di questo nido di ragni mutanti che cosa sono. Meno male che non sono arachnofobico, se no questo gioco non l'avrei potuto giocare. Dobbiamo mettere questo dentro il nido e prendere le cose, trasportarle su questo coso e mettere all'interno. Ok. Allora facciamo così. Facciamo quello che ci dicono. Con questo, muova a destra, a sinistra, avanti e indietro. Ok, quindi vediamo se. Ok. Un po' più in qua, un po' più in qua, un po' più in qua. Andiamo sotto. Vediamo. Vediamo cosa. Qua c'è qualcosa. Dobbiamo tirarlo su. Dobbiamo tirare su quella. Oh, che cos'è quella roba? Sangue di ragno mutante verde rosso. Non so, qualcosa mi dice che queste cose se le spacchiamo hanno tanto valore, quindi magari è meglio maneggiarle con cura e non farle cadere, sennò probabilmente verremo licenziati al 100%. Senza neanche una seconda chance. Queste cose probabilmente sono molto di valore. Chissà quanto costano. Guardate. Sangue di ragno mutante. Non ho mai visto una cosa del genere. Nel 2047 ci saranno queste cose? Speriamo di no. Speriamo non ci siano i ragni mutanti nel 2047. Speriamo proprio di no. Ok. Se questo è verde, in teoria possiamo sganciare. Io ho paura di sganciare perché se faccio cadere sta cosa, secondo me facciamo un brutto guaio. Quindi noi intanto proviamo. Ok. Perfetto. Bel lavoro. Ora ti ricorderò di essere molto non maneggevole con queste cose. Perché ognuna di queste cose vale 1 milione di soldi vietnamesi? Che cosa sono i soldi vietnamesi? Non ho mai sentito parlare di questa valuta. Prima d'ora non ho mai sentito parlare di questa valuta. Ma non ci facciamo domande. Intanto noi ora dobbiamo riandare e riprendere. Che cosa? Ragni, ascoltate. Io lo so, magari non mi piace che vi sto prendendo le vostre cose dal vostro nido, ma io devo guadagnare qualcosa in qualche modo. Quindi a me mi dispiace tanto, ma per favore non fatemi del male, io non voglio farvi nulla di male. Sono obbligato a fare questa cosa. Che ora che mi hanno parlato con i ragni, magari mi lasceranno in pace. E possiamo continuare con il nostro lavoro. Quindi facciamo. Intanto mandiamo un po' di qua. Facciamo scendere il nostro coso di nuovo. Perfetto. Un altro abbiamo trovato.
tiriamo su, vediamo se è stesso coso, stesso tipo di oggetto. Oh no. Mi sa che i ragni non hanno accettato il mio patto. Non sono proprio contenti di quello che stiamo facendo, questi ragni. Dobbiamo stare molto attenti con sto coso. Portiamolo su. E ora dobbiamo metterlo di qua. Ho veramente paura, ragazzi, di farlo cadere. Facciamo cadere, siamo finiti. Lo facciamo cadere, siamo finiti, ragazzi. Questi qua ci faranno pagare tantissimo per ripagare queste spese di questo coso che mi ha fatto cadere. Non sapete quanto vale. Ognuna di queste cose, vi ho detto, vale 1 milione di soldi vietnamiti. Oh no. Non è colpa mia. Il braccio sembra essere rotto. Mi ha detto che sembra che abbia avuto un malfunzionamento. Però il capo sarà molto arrabbiato di questo. E quindi dobbiamo noi andare a prenderlo. Mi ha detto che le cose che sono uscite da lì fuori non sono pericolose, ecco. Ma io non lo credo. Come fanno a non essere pericolosi? Sono dei ragni mutanti. Letteralmente abbiamo aperto il loro nido. Abbiamo aperto il nido di questi ragni. Saranno infuriati. Io non voglio andarci. Non voglio andare qui fuori. Mi parate il braccio, perché mi fate lavorare in queste condizioni? Io lavoro con un vetro che non è anti-urto. Un ragnetto ci ha camminato sopra, l'ha spaccato tutto. Il meccanico qua non ripara il braccio e per colpa sua mi cade il coso per terra e io devo andare a riprendere. Io devo rischiare la mia vita. Ma almeno mi pagano. Almeno spero mi pagano bene. Perché se non mi pagano neanche bene, queste cose le faccio proprio per nulla. Questa è tipo una stanza di purificazione, non so. Dobbiamo premere qua. Ok. Oh no. Sento dei bruttissimi rumori. Non mi sta piacendo. No, 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 io non c'ho coraggio di scendere lì sotto. Questi rumori. Sentite questi rumori. Che cosa sono? Ragni che stanno mangiando il braccio. Ecco perché i ragni hanno manomesso il braccio meccanico. I ragni hanno manomesso il braccio meccanico probabilmente. E per quello noi ci è caduto il coso. Andiamo a vediamo cosa c'è qui sotto. Porca miseria, che nido che c'hanno. Bello profondo, mi dicevano. Guardate. Cos'è questo sangue di ragno mutante? Non ci può dobbiamo prendere questo coso che abbiamo fatto cadere. Che non è che abbiamo fatto cadere noi. Ho fatto cadere questo coso che non sanno riparare i bracci meccanici. Ok, abbiamo rimesso a posto. Ora dobbiamo riandare di sopra. Tanto questo rumore non mi sta facendo molto essere sicuro, ecco. Oh no. Vedi questa porta? E tutto sembra essere a posto ora. Sì, possiamo andare finalmente. Ok, andiamo. Siamo qua di nuovo al lavoro. Ah, non possiamo più lavorare, vero? Perché c'è il braccio rotto. Quindi come facciamo ora? Cosa possiamo fare? Devo riprendere le cuffie probabilmente. Magari quello lì ci darà qualcosa. Lui saprà cosa dobbiamo fare. Bel lavoro. Non abbiamo preso tutti i campioni, però per la tua prima volta. Che cosa? Cosa? Cos'è quella roba? Io l'avevo detto che non erano sicuri questi vetri. Questi vetri non erano sicuri. Un piccolo ragnetto c'era camminato sopra e aveva fatto spaccare tutto. Quindi non erano molto sicuri, l'ho detto. Glielo ho detto. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao. Ciao.